E ciao a tutti amici di Praia Latina Web TV, io rimango nella rubrica Liscio, sì grazie, ed ovviamente parliamo di grandi, del Liscio. Io qui di fianco a me ho un personaggio davvero importante, ma tanto lo conoscete tutti, che è Moreno Conficconi. Moreno, ciao, è un piacere rivederti. Anche da parte mia c'è gioia nel rivedere il tuo sorriso, la tua energia, la tua gioia nel fare queste cose. Poi sarà l'atmosfera, insomma, siamo qui a Gatteomare in questo hotel accogliente, l'Hotel Vittoria, che è proprio un senso di, come dire, di essere vicini ai traguardi quando si urla vittoria, no? E quindi dai, poi hai questa luce trasversale che ti valorizza. Ecco, basta, gli ho dato 50 euro, si è visto, prima, per farmi complimenti. Vorrei parlare di te, ovviamente tu sei una pietra miliare del Liscio. Allora, partiamo però dagli inizi. Dove nasce la tua passione per la musica? Perché tu sei musicista, cantante, di vari strumenti peraltro, musicista, quindi da piccolino, da dove nasce? Iniziamo a conoscere Moreno Conficconi. Va bene, io fin da piccolo pensavo di diventare una pietra miliare e quindi ho cominciato subito a raccogliere piccole pietre da mettermi vicino al mio strumento, quello più amato, che è il clarinetto. Quindi ho cominciato con la mia mamma, che ho sempre nel mio cuore, al mio fianco, e ho cominciato con lei, che mi ha avvicinato allo studio, alla musica, anche se io pensavo solo andare a giocare a pallone, e quindi contro quasi la mia voglia però insomma lei mi ha forzato, e questa forzatura è stata la vittoria della mia vita, insomma, perché sono felice di aver fatto una cosa che alla fine poi ho cominciato ad amare, e quando fai un lavoro che ami, diciamo che hai vinto. È difficilissimo convincere un bimbo che non ne vuole sapere ad affrontare una situazione che non si sente sua. Comunque sei stato bravo a star dietro alla tua mamma, comunque, quello che la tua mamma diceva. Ma sai, mi mettevano sulla sedia a cantare. Sono cambiati un po' i tempi, le generazioni adesso. Io e mia figlia non l'ho mai messa sulla sedia a cantare, però insomma mia mamma si metteva sul panchettino e comincia a cantare, tutta la gente, i parenti attorno. Poi ho cominciato a fare dei festival per bambini che cantano. Io non ho mai vinto un festival, perché a cantare non sono mai stato un granché, però mia mamma insisteva. Una volta addirittura in una selezione dello Zecchino d'Oro mi hanno costretto a mettermi un vestito da cowboy per cantare il Protto Pim Pum Pam, che era una canzone dello Zecchino d'Oro di tanti anni fa, che c'era Mago Zurlì ancora. E quindi insomma il mio percorso è iniziato così. Vincente però, subito, dai. Ti immagini Leprotto Pim Pum Pam? Leprotto. Amore, non sei un grande. Allora, quello che ti volevo chiedere era, mi hai già detto adesso comunque che non cantare, tanto ti piace di più la musica, essere musicista più che cantante, però tu hai scritto canzoni. Sì, dai, diciamo che da quando parliamo soprattutto di una svolta musicale, di una svolta artistica, dopo aver fatto tutto quello che serve per suonare, quindi andare a scuola, fare il conservatorio, fare le tue esperienze con le piccole band. Io ho cominciato a 14 anni a suonare, quindi nel 72, e quindi sai, fin da bambino, e sono arrivato alla svolta artistica del 90, quando sono entrato a fianco di Raul Casadei. Entrando a fianco di Raul Casadei è significato insomma, cominciare a raccontare la storia di una tua identità romagnola, quindi conoscere tutto quello che prima avevi sentito dire da romagnolo e da musicista romagnolo col tuo clarinetto in do. Tu, da quello che avevi sentito dire, hai cominciato a sentirlo direttamente, ad essere un partecipe di questa storia.